Così come ogni anno il 2 novembre recitava Totò nella Livella, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero, il 30 ottobre a Napoli è diventato il giorno per onorare Diego Armando Maradona, il giorno del 62esimo compleanno del campione argentino, scomparso il 25 novembre del 2020. Il murale in via Dedeo ai quartieri spagnoli è diventato meta di pellegrinaggio per i fedeli della chiesa maradoniana. Una folla superiore a quella del Cristo velato grida una signora dal balcone, mentre in strada un flusso ininterrotto di persone, soprattutto straniere, si reca in visita alla Mecca del pallone. Ognuno l'ha da fa che sta creanza, ognuno ha da tenè chi stu pensiero. Un pensiero condiviso anche da ex compagni come Nando De Napoli, Gianfranco Zola e Bruno Giordano. In città per ritirare il premio nazionale per sempre Diego, giunto alla sua seconda edizione, che ieri non hanno voluto mancare nel pellegrinaggio alla piazzetta dove si trova lo storico murale. Come uomo mi ha lasciato l'umiltà che aveva e la sincerità. Lui quando pensava una cosa te lo diceva in faccia, anche se era brutta o bella. E questa è la Maradona. Maradona ci manca molto perché, ripeto, non era... Era un ragazzo buono. Ci sono tanti ricordi in campo, ma soprattutto fuori. Ho sempre detto che per me è stato più importante fuori del campo che all'interno del campo, per cui potete capire che amicizia che ho avuto con Diego, e lo ripeto, è stato un privilegio perché è stata una persona straordinaria. A Pisa, quando mi fece indossare la sua maglia, per me fu molto importante perché comunque dovevo ancora trovare certezze, consapevolezza, e quel gesto mi diede veramente un grande aiuto.